conto di tutta la Guardia di Finanza, la ringraziamo ancora una volta sentitamente per averci consentito di essere qui al Palazzo del Quirinale per la presentazione di una spedizione alla quale si stava pensando da tempo, ma che poi abbiamo inserito nelle celebrazioni per il 250° anniversario di fondazione della Guardia di Finanza. Capito. Grazie, è molto bello. Grazie, generale, davvero è molto bello, oltre che simbolicamente fortemente significativo. Grazie. Grazie molto a voi per quanto fatto. Grazie Presidente, grazie ancora. Grazie. Grazie davvero. Grazie a lei. È davvero una manifestazione di perizia, di solidarietà, di prestigio. Grazie mille. Grazie no, Presidente. Presidente, grazie. Auguri. Grazie. 150 anni meritano una quantità di attività. Grazie. Lo caluto. Grazie. Buona missione. Grazie. Di nuovo con lei. Grazie, buona missione. Presidente, grazie per questo onore. Chiave della campagna elettorale in vista delle europee. Le elezioni non sono solo un modo per testare il gradimento del governo Meloni. Il presidente del Consiglio ha chiarito che l'intenzione è quella di replicare in Europa quanto sta già accadendo in Italia. Nel discorso pronunciato dalla leader dei conservatori europei emergono dettagli importanti sul ruolo che Fratelli d'Italia giocherà in Europa e su quello della Meloni nell'imprimere un cambio di rotta alle politiche europee nel futuro Parlamento. Si riferisce a uno spettro di posizioni che in qualche modo vedono in ECR e nel PPE i due pilastri principali e poi a destra in alcune delegazioni di ID, a sinistra in alcune delegazioni di Renew Europe, diciamo il numero che poi serve complessivamente per votare in maggioranza alcuni provvedimenti piuttosto che altri. In quest'ottica lavorare a fianco di diverse forze politiche è possibile ed è già avvenuto in passato. Le maggioranze e le minoranze si formano in base alla singola votazione. Il punto di equilibrio del prossimo Parlamento europeo si sposterà a destra, ma non sarà mai una maggioranza e una minoranza come si intende normalmente la dinamica del nazionale. Il PPE, buona parte di Renew Europe, sta votando insieme con ECR, con il PIS, con Orban, con i D. Già questo sta accadendo oggi. Non accade sulla scorta di un patto, ma sul singolo contenuto. E io credo che queste votazioni saranno molto più frequenti nella prossima legislatura. L'intenzione di Fratelli d'Italia è quella di mandare all'opposizione la sinistra, anche in Europa. Consentiremo al Partito Popolare Europeo finalmente di spezzare l'asse che da troppi anni conserva con i socialisti e con i verdi per finalmente portare un vento conservatore anche in Europa. I risultati del voto saranno determinanti. C'è un tema anche poi numerico e si sta tanto parlando anche in questa fase un po' di fantapolitica, quindi di nomi che vengono fatti come ipotetico Presidente della Commissione Europea, come ipotetico Presidente del Consiglio Europeo, come ipotetiche alleanze. Però noi sappiamo che in Europa le alleanze e i nomi dei commissari europei si fanno post voto, non ante voto. Oltre che per Meloni, quindi, le prossime elezioni si preannunciano decisive per i conservatori europei. La Guardia di Finanza di Siracusa ha scoperto un'articolata truffa che ha consentito, nel corso di indagini dirette dalla locale Procura della Repubblica, il sequestro preventivo di circa 13 milioni di euro, importo corrispondente al valore dei beni immobili e dei crediti fiscali fittizi relativi al superbonus 110%. L'attenzione dei finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria veniva rivolta a due contratti di compravendita immobiliari stipulati in qualità di acquirenti da una coppia di coniugi risalenti al 2020 e al 2021 ed aventi ad oggetto in entrambi i casi un fabbricato in stato di abbandono e l'annesso terreno agricolo. Subito dopo la stipula del rogito veniva registrata all'anagrafe tributaria la costituzione di due condomini con sede nella provincia di Siracusa e Ragusa, di cui una signora risultava essere rappresentante. Dopo aver ottenuto le prescritte autorizzazioni locali, venivano avviati i lavori di ristrutturazione edilizia,
con demolizione e ricostruzione degli immobili al fine di trasformarli in strutture residenziali e turistico-ricettive. L'altra notte un imprenditore nel settore dei trasporti su gomma che abita a ridosso del parcheggio veicoli della propria azienda, affacciandosi dalla finestra, ha notato tre mezzi pesanti in movimento pronti a uscire dall'area recintata. Compreso subito che si stesse trattando di un furto in atto, il cittadino ha immediatamente contattato il 112 numero unico di emergenza, descrivendo ciò che davanti ai suoi occhi stava accadendo. Un equipaggio del nucleo radiomobile giunto a poche centinaia di metri dal luogo del furto intercettava uno dei mezzi pesanti asportati con alla guida un malvivente che alla vista dei carabinieri accelerava e cercava di guadagnarsi la fuga. Iniziava l'inseguimento poi rafforzato da una seconda pattuglia. In tale frangente, approfittando del brevissimo distacco che era riuscito ad ottenere, il fuggitivo si allontanava per qualche centinaio di metri, ma senza essere mai perso di vista dei carabinieri che lo inseguivano con sirene e lampeggianti accesi. Compreso che i militari non avrebbero mollato la presa, il malfattore a un certo punto si fermava bruscamente e scendeva dal mezzo per tentare di fuggire a piedi. Gli equipaggi, raggiunti il camion abbandonato sulla strada, bloccavano anche loro la corsa e rincorrevano l'uomo che solo dopo qualche metro veniva raggiunto e fermato. Messo in sicurezza, si procedeva a identificarlo come un 28enne pluripregiudicato catanese. Aveva scelto un bar dello scalo Etneo per mettere a segno i suoi colpi, un 39enne catanese pregiudicato che l'altro giorno i carabinieri della stazione aeroporto l'hanno arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Proprio presso il bar i carabinieri hanno visto il 39enne all'opera seduto ai tavolini del locale, intento a rovistare con atteggiamento guardingo all'interno di uno zaino marrone che subito dopo portava via con sé. I militari hanno iniziato quindi a seguire le sue mosse e capire quando sorprenderlo nel momento più opportuno. L'occasione più propizia al controllo si è presentata quindi quando l'uomo ha raggiunto, sempre con lo zaino tra le mani, l'ingresso della struttura, dove i carabinieri lo hanno bloccato. In evidente stato di agitazione, il ladruncolo ha gettato lo zaino in terra negando fosse suo, quindi ha cominciato a inveire contro gli investigatori, cercando anche uno scontro fisico con loro che, invece, lo hanno messo in sicurezza e portato presso gli uffici della stazione. L'uomo è stato perciò arrestato e il suo arresto convalidato dall'autorità giudiziaria, mentre lo zaino è stato restituito al legittimo proprietario, un cittadino bolognese che era in vacanza nell'isola. Da lunedì prossimo si tornerà a scavare sul Monte Sant'Angelo di Licata nell'Agrigentino per ricostruire l'impianto urbanistico dell'antica Finziade e conoscere meglio le caratteristiche della vita quotidiana nell'ultima fondazione greca di Sicilia. Le attività sostenute dal Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento e dal direttore Roberto Sciarratta, a seguito di una convenzione stipulata tra l'Ente Parco e il CNR di Catania, rappresentano l'avvio di una nuova stagione di ricerche e si inseriscono nel programma Finziade Project, diretto dagli archeologi Alessio Toscano Raffa per il CNR ISP Catania e Maria Concetta Parello, con il coordinamento logistico di Rosario Callea del Parco della Valle dei Templi. Ricercatori, archeologi e studenti torneranno in cantiere dal 6 al 31 maggio, a 10 anni dagli ultimi interventi in una delle città della Sicilia ellenistico-romana conservata meglio, e si concentreranno su un settore che custodisce abitazioni visibili fino a 2 metri di altezza. Finziade svolse un importante ruolo strategico nel corso del secondo primo secolo a.C., sia dal punto di vista militare che commerciale, instaurando un pregace legame con Roma e beneficiando di una notevole ricchezza di cui le strutture eccezionalmente conservate sul sito rappresentano un riflesso. Oltre a un nutrito team di ricercatori, archeologi specializzati e studenti provenienti da diverse università italiane, prenderanno parte alle attività circa 50 alunni del Liceo Linares e dell'Istituto Fermi di Licata, oltre 25 volontari dell'associazione GRAAL. Il Finziade Project si qualifica per la sua forte connotazione pubblica volta al coinvolgimento attivo della comunità locale, in linea con la politica culturale del parco, afferma il direttore Roberto Sciarratta. Vogliamo in questo modo rafforzare il nostro rapporto con l'intera comunità licatese, che da sempre si spende per la tutela e la valorizzazione dell'enorme patrimonio archeologico che possiede.